velocissimo è Rambo di Cesato attaccato da Raja Matley, poi Rosso Verde B, accenna a spostare Maurizio Belussi, ma la manovra forse la farà prima Roberto Andreghetti con Rambo di Cesato, così è, va subito a prendere il comando dopo 200 metri in 14.6, ora sposta però anche Rosso Verde B in anticipo su Ramon Jet, che va a sua volta a chiedere strada e l'ottiene, quindi battistrada ora Rosso Verde B che arriva ai 400 in 29.2, rimane di fuori scoperto Ramon Jet, terza posizione per Raja Matley che aveva preso il via allo stacco davanti a Runaway Nando. 400, 550 metri, ora siamo ai 600 in 44.3, fa ritmo come l'altra volta Rosso Verde B, tiene viva l'andatura. Sempre Rambo di Cesato nella sua scia su Raja Matley, Ramon Jet che ora probabilmente prenderà fiato in quarta posizione, giro in 58.8, ancora 14.5 davanti alle tribune. L'Equinox B di Mauro Biasuzzi, numero 7, conduce Rod davanti Panda, squalificato. Rambo di Cesato, il chilometro in 1.14 secco. Rosso Verde B, Rambo di Cesato, Raja Matley, Ramon Jet, poi Remo di Piaggia che accenna a mettere la testa di fuori e viene infilato di dentro da Runaway Nando, frazione delle scuderie in 15.2, sempre Rosso Verde B davanti a Rambo di Cesato e Raja Matley, situazione ormai delineata in quarta posizione. Ramon Jet, 250 metri alla conclusione, Rosso Verde B ora accenna a spostare Rambo di Cesato al suo esterno, rompe Rosso Verde B, quindi via libera per Rambo di Cesato, rompe anche Raja Matley, quindi Ramon Jet in seconda posizione su Remo di Piaggia ed è Rambo di Cesato che viene a vincere su Ramon Jet e Remo di Piaggia. 1.14.5 il tempo al chilometro per il fratello di Oronte di Cesato che viene a vincere. Ancora il training è quello di Walter Castellani, la guida di Roberto Andreghetti, la quota al totalizzatore di 2.17.